Salve a tutti da Riccardo Zarfati, portafoglio ETF. Vediamo oggi gli spunti operativi per la giornata di giovedì 15 ottobre. Questi sono gli ETF che normalmente utilizziamo, in particolare quelli a leva 1, sia nella versione rialzista che ribassista, naturalmente con sottostanti i tre indici e le tre materie prime che vedete qui sulla sinistra. In rosso sono gli strumenti che chiaramente hanno come sottostante quotati in euro, ma come sottostante in dollari, e utilizziamo per l'analisi degli strumenti hedged, quindi non influenzati dalle variazioni giornaliere dell'euro-dollaro. Questo vale quindi per le materie prime e naturalmente per l'indice americano. Giornata oggi ancora di ribassi, vediamo subito il tabellone: Italia meno 0,95%, Germania meno 1,17%, in questo momento Standard & Poor's meno 0,43%. Per cui siamo ancora in una fase che è ancora definibile come una fase di ritracciamento dopo il buono spunto rialzista, ma siamo a mio avviso molto vicini a dei fondamentali supporti di brevissimo periodo. Vediamo come si comporteranno gli indici e che tipo di indicazioni ci hanno dato oggi. Poche novità dal punto di vista dei dati macro: l'inflazione mese italiana 0,2 in linea con le attese, la produzione industriale europea negativa, naturalmente visti i dati della Germania, ma comunque questa volta atteso ovviamente dagli analisti, e le vendite americane positive 0,1%, ma sotto le attese, che erano dello 0,2%, per cui dati macro oggi che non hanno granché spostato l'andamento dei principali indici. Materie prime prosegue il rialzo dell'oro, oggi un ottimo 1,05%. Vediamo a che punto siamo con le candele e quali sono i nuovi riferimenti che dobbiamo guardare a questo punto. Petrolio WTI meno 0,91%, Corn meno 0,91%. Euro-dollaro ancora in rialzo più 0,54% e ci avviciniamo a quella soglia di 1,15 che potrebbe essere, come si è già dimostrata essere più volte nelle recenti settimane, una resistenza piuttosto ostica per il rialzo dell'euro rispetto al dollaro. Candele, iniziamo subito dall'indice italiano. Eccolo qua. Vedete, oggi fa un'altra candela rossa, per cui ancora possibile che sia un semplice tracciamento. Vedete, comunque i prezzi hanno tenuto i minimi di ieri, che vi avevo segnalato, aver toccato la media mobile veloce, che nel frattempo si è impostata moderatamente al rialzo, e oggi hanno fatto una candela, diciamo, inside. Certo, non c'è ancora un trend rialzista ripristinato, ma è possibile che questi supporti possano tenere nel brevissimo periodo. Comunque aspettiamo, non c'è chiaramente un segnale di ripristino di rialzista e rimaniamo naturalmente in osservazione. Euro USA, questo segue il mercato americano. Vedete, oggi i prezzi hanno fatto un'estensione quasi fino alla resistenza più lontana, per poi ritornare in chiusura sotto il primo livello di resistenza che sta ormai tenendo da 4 giornate. Per cui una fase di stabilizzazione su e giù senza grandi movimenti per il mercato americano. Questo non è ancora un chiaro segnale di inizio ribassista, è ancora a mio avviso una stabilizzazione, come dimostra chiaramente questa candela con corpo molto piccolo e due lunghe code superiori ed inferiori. Infine il DAX, vedete il DAX dà una prima candela rossa, anche in questo caso, che raggiunge il livello più vicino di supporto, la media mobile veloce, quella rossa. Per il momento, anche in questo caso, un chiaro pattern ribassista ancora non è evidente sui grafici. Per cui anche su questo indice, sul DAX, che ricordo qua seguiamo con X e XS1, rimaniamo in osservazione. Interessante il movimento odierno dell'oro, vedete un'altra bella candela verde, i prezzi arrivano e superano di poco anche il livello di resistenza che avevamo indicato, per cui a questo punto è possibile settare un altro livello di osservazione, visto che siamo fuori da questa operazione di breve sull'oro, che è in area 90,5, dove vedete qua c'è un ex supporto che aveva tenuto diverse volte prima della rottura definitiva. Per cui qua si sta costruendo un potenziale scenario, chiaramente parliamo sempre di scenari, di un nuovo massimo in divergenza ribassista,
perché qua vedete c'è stato già un ipercomprato, i prezzi poi sono scesi e ora si sta tornando ad un secondo ipercomprato. È chiaro che una corsa al ribasso più violenta dei mercati ed una corsa al rialzo dell'oro potrebbe teoricamente portare anche al test della resistenza principale, addirittura per il momento di medio periodo, che è molto lontana, addirittura a 94,36. È chiaramente un po' presto per dire questo. Vediamo innanzitutto come si comporta l'oro se dovesse arrivare già a questa soglia, a 90,5. Oggi chiusura 89,86, quindi ci sarebbe ancora un po' di spazio. Seconda cosa, vediamo il corn, cioè il mais. Lo strumento EGET oggi ha fatto meno 0,48, ma il sottostante, avete visto, è sceso un po' di più, per cui può darsi che domani vedremo una ulteriore candela rossa. Quindi qua il movimento ribassista sta ancora proseguendo, un movimento questo che noi stiamo seguendo con lo short corn. Oggi moderato ribasso anche lo short corn, in parte dipende dal fatto che l'euro-dollaro sta salendo. Chiaramente per gli strumenti short, gli ETF aged e giati non esistono, per cui bisogna sottostare un po' alle fluttuazioni dell'euro-dollaro. Comunque fa ancora una candela verde, vedete oggi i prezzi sono andati praticamente a chiudere un gap che c'era appunto sul grafico giornaliero. L'Equinasci fornisce, nonostante tutto, nonostante questo meno 0,21%, ancora una candela verde, per cui naturalmente manteniamo questa posizione. L'acquisto è stato fatto, vi ricordo, al 34,17, la chiusura a 34,03, per cui siamo veramente in prossimità dei prezzi di entrata. Infine il petrolio, vediamo subito oggi la performance è molto negativa, meno 2,84%, una seconda candela rossa e qui il trend ribassista si sta un po' rafforzando. Per il momento non entrerei ancora, probabilmente qua varrà la pena tentare di prendere un qualche rimbalzo giornaliero per tentare di entrare, visto che qua diciamo, le fluttuazioni sono piuttosto grandi, per cui cercheremo di entrare da una posizione da dove lo stop possa essere un po' più gestibile anche per il breve periodo, altrimenti chiaramente pazienza. Quindi rimaniamo anche su ECRN in osservazione, anzi sullo strumento che va al ribasso, che naturalmente è lo strumento S-Oil, che vedete oggi coerentemente fa una seconda candela verde. Vi dicevo che la posizione di questo inizio di candela verde non mi convince del tutto, perché a mio avviso non è in pieno ipervenduto e dopo questo pattern c'è possibilità che ci sia ancora un'estensione un po' più giù, magari da questi supporti o poco più in basso. Chiaramente questo è di nuovo uno scenario. Attualmente i prezzi sono ritornati. Potrebbe essere un classico movimento di pullback dopo la rottura ribassista, vedete qua, per cui oggi i prezzi sono ritornati al test dell'ex supporto precedentemente rotto e che ora funge naturalmente da resistenza. Per cui vediamo, in caso di rottura di questa resistenza, naturalmente lo scenario potrà cambiare. Bene, questo è tutto anche per oggi, per cui rimaniamo sulle nostre posizioni. Per il momento siamo fuori dai mercati che, vedete, stanno in una fase di ritracciamento. Non sappiamo se è già terminata con il ribasso di oggi o se ancora deve in qualche modo sfogarsi con qualche livello un po' più in basso. Siamo ancora short sul corn, siamo in osservazione sull'oro e il petrolio. Da segnalare comunque che l'oro ha fatto oggi una interessante escursione rialzista sopra i precedenti massimi di periodo. Bene, questo è tutto. Vi ricordo la possibilità di navigare su onewartrading.it, la registrazione è gratuita e troverete tutte le informazioni per ricevere le informazioni, le indicazioni operative e costruire un portafoglio di ETF. Ci sono anche le modalità operative, come vengono messi gli stop loss, che tipo di analisi vengono fatti nella selezione del portafoglio di ETF. Che ricordo è un portafoglio che monitoro di circa 130 strumenti che vanno a coprire i principali indici mondiali e le principali materie prime, nonché un parco di obbligazionari tra i più scambiati su borsa italiana. Mail e Skype, questi sono i miei contatti. Naturalmente vi ringrazio anche oggi per l'attenzione e ci vediamo domani per un nuovo appuntamento. A presto!